Ciao ragazzi, io sono Blue Fire, benvenuti nella Blue Fire TV. Oggi voglio parlarvi di una bella mod che mi piace un sacco e si chiama Kingdom Hearts Mod per Minecraft. Noi siamo su un overboard che non è di questa mod, però cioè non riesco a scendere. Non riesco a scendere. Aiuto. Vabbè, ragazzi, questa è una mod molto bella. Cioè a me piaceva un sacco Kingdom Hearts, quindi ho deciso subito di fare questa la review di questa mod appena è uscita. Sì, ci sono altre cose che non c'entrano niente con la mod, tipo gli insetti. Comunque, allora, guardate bene i cartelli. Partiamo subito dalle armi. Abbiamo delle Keyblade fantastiche, come potete vedere. Eccole qua. Prima erano tutte in ordine, adesso che cavolo ho combinato. Eccole qua. Comunque, le ho messe tutte qua dentro. E abbiamo l'Earth Shaker e la Water Wow. Si craftano così, ragazzi, guardate. Eccole. Vediamole subito in mano. Earth Shaker e Water Wine. Anche con F5 sono stupende. Guardatele ragazzi, le faccio scorrere. Wow. E poi abbiamo, allora passiamo alle altre. Così si fa questa. Così si fa questa. Le sto tenendo in ordine, così poi posso reinserirle volendo. Di nuovo F5, vediamo le altre. Questa anche epica. La Rainfall e la normalissima Kingdom Key di Kingdom Hearts. Con questa in mano, questi qui fanno un danno assurdo anche. Questa qua mi pare fa addirittura 14 di danno, ce n'è una che fa 18. Bene ragazzi, queste sono le spade. Ora, si può, uccidendo i mob, ottenere degli oggetti particolari. Uno dei quali è appunto questo Heart, come possiamo vedere. Adesso mi pulisco l'inventario e torno. Bene, ho svuotato l'inventario. Uccidendoli otterremo appunto questi Heart. E come vedete li ho già messi lì per farvi vedere come si craftano, cosa si può craftare. Con i Dark Heart che otterremo sempre uccidendo i ragni, mi pare invece. Eccoli qua, facciamo subito vedere. Apriamo. Uccidiamo anche i ragni. Potete ucciderli anche con la spada normale, non cambia assolutamente nulla. E appunto con i Dark Heart e un po' di Soul Sand preso dal Nether creerete i cuori. Poi cosa si può iniziare a creare? Si può iniziare a creare con un po' di Heart e la Soul Sand i Pure Heart. E con i Pure Heart si crea invece i Kingdom Key, con i quali si creano poi tutti i Keyblade che mi vedete in mano, cioè queste specie di chiavi, spade. E sì, così sono gli altri crafting. Li faccio rivedere tutti. Guardateli pure. Non sono complicati, eh. Sono abbastanza semplici. Questi qui servono per appunto... Ognuno è un po' più complicato per le armi più potenti. E voilà. Qua ci sono tutti i 5 oggetti da creare. E poi in base ad esempio se avete la spada di cobblestone potete creare questo. Stone... no, spada di cobblestone. La spada di stone, la spada di iron, di gold e di diamond. Ossia spada di pietra, di ferro e d'oro e diamante. E sì. Qua ci sono le armature, invece. Le indosso, così potete vedere quanto sono belle. 3, 4. Eccomene una. Questa è quella d'acqua, mi pare. Sì. Poi andiamo alla prossima. Questa è quella di terra. Via. Voilà, 1, 2. Sì, cosa ho dimenticato? Questi, ok. Eccoci, guardiamo anche questa. Stupenda. Ok, passiamo alla terza. Questa qui è del vento. Si craftano anche queste con quei 5 oggetti base che ho mostrato prima. Ci penso di nuovo subito a farvi vedere quali. Allora, questa con F5. Ecco qua. E l'ultima. No, non l'ho messa qua. Dove l'ho messa? L'ho messa qua giù. Eccoci. Questa qui è la più potente, forse, probabilmente. Eccola qua. Con F5. Oh, tutti neri. Questa la tengo addosso, che è stupenda. Bene. Si craftano usando sempre questi oggetti qua, principalmente. E quelli che vi ho messo qua come crafting. Quindi non sto a far vedere crafting complicatissimi, che tanto non è necessario. Questi qui sono i blocchi che sono in work in progress, diciamo. E passiamo subito ai blocchi. Allora,
questa chest l'ho fatta e tutto, sì, avete visto come si fa. Distruggiamola, perfetto. Ora, questi blocchi, passiamo in modalità survival. Ci penso io e torno pronto. Ok ragazzi, rieccomi, sono in modalità survival. Proviamo subito a a cliccare su tutti i blocchi. Come vedete questo si spacca velocemente. Questo invece ci farà danno. Questo qui invece non si rompono. Gli unici due che si rompono sono questi, che si romperanno e a random alcuni a volte daranno i money. Sono tipo delle dei cosi premio. Cioè questi cioè abbiamo quelli rari e quelli ultra rari. E punto, più si rompono facilmente e avete possibilità di utilizzare i money. I money verranno utilizzati probabilmente in una versione della futura della mod e verranno utilizzati per commerciare o altro. Oh, ok, questi qui proviamo a romperli col piccone. Ok, questi due verranno mischiati assieme per creare o le armature o quel blocco là, il quale se premiamo la leva si attiverà come una sorta di TNT facendo esplodere un bel po' di cose. Dunque, sì, direi che ho fatto vedere tutto. Sì, questo qui non ho idea, mi dispiace, o sarà in work in progress o non ho trovato niente nella descrizione. Dunque, per questa review è tutto, saliamo nuovamente sul nostro fantastico Overlord della mod Oi, è spawnato un Pokémon. So che non c'entra niente, però è divertente. Vabbè, per questa mod review è tutto. Bella ragazzi, ah no, abbiamo ancora un'ultima cosa da far vedere che mi stavo dimenticando. Eccoli qua, i music disc, perché la mod contiene anche le stupende canzoni del videogioco di Kingdom Hearts per la Play 2, 3, quello che era. E quindi facciamone sentire qualcuno. Basta. Ok, va bene ragazzi. E mettiamo ancora. Un paio di music disc. E sì, prendiamo il piccone così posso poi distruggerlo. Vabbè, ragazzi, avete capito, la mod è questa. E spero che vi piaccia questa review. A me piace un sacco Kingdom Hearts e perciò ho deciso di fare questa mini review. E dal Blue Fire è tutto, bella ragazzi, bye bye. Post scriptum, dimenticavo ragazzi, con 8 di esperienza HP Orb che viene droppato da quel cubo là, creiamo una pozione che si può bere per riprendere vita. E ora me ne vado col mio hoverboard, bye bye.